Gnocchi con formaggio? È un'ora e un quarto che aspettiamo, Michele, io ho fame. Io sono convinto che Oscar Wilde, quando disse so resistere a tutto tranne che alle tentazioni, ci avesse tra le mani questo. Non disturbate mai Paola quando legge il menù. No, mai. Ciao amici di Bracciami Ancora, inizio di video insolito questo, siamo su Ponte San Carlo a Praga, siamo venuti qua ragazzi per farvi scoprire quella che a detta di molti addetti ai lavori sarebbe la miglior steakhouse non della città ma di tutto il paese. Siamo arrivati il giorno prima però, uno per ambientarci e due per farvi vedere cosa si può mangiare qui a Praga. L'inizio però di questo video è insolito perché sono le 8 di mattina, abbiamo tutti e due le scarpe da ginnastica perché ci aspettano quanti chilometri, Paola? 10, Michele. Probabilmente a 5-6 chilometri di abbandono. Perché corriamo così tanto? Io corro sempre così tanto e poi anche perché stasera si mangia tanto, quindi... Stasera, domani, ci abbiamo due giorni in cui mangeremo. Dobbiamo fare sport, Michele. Ok, va bene. E anche ragazzi l'unico modo per vedere la città in poco tempo. Eccola, direzione Castello. Andiamo. Speriamo di riuscire a seguire il passo di Paola che oggettivamente va più veloce di me. Allenamento sui gradoni, alla Zeman. Per questi vicoletti della città vecchia, alle 8:22 del mattino, già c'è un odore di cipolla fritta che ti stuzzica. Bottega di biscotti di pan pepato, tipici del nord Europa. Io sono sempre tentato di prendere un lime. Ah, ecco, mi sembrava. Paola è emozionata come una bambina mentre aspetta che parta l'orologio astronomico di Praga. Ragazzi, qui le nostre strade si dividono, io a 7 km e mezzo mi fermo, Paola prosegue fino a 10. A dopo. Ciao. A few minutes later. Girovagando per il quartiere Mai, quando avevo incontrato questa macelleria gastronomia carnivora ovviamente, e ci è venuta l'interessantissima idea di fare colazione qua, colazione rigorosamente salata alle 11:50 dopo una mattinata praticamente di sport. Con un po' di difficoltà siamo riusciti a capire e a tradurre il menù, che è esclusivamente in cieco, qui non parlano inglese in questo posto. E abbiamo preso? Che abbiamo preso qua? Gnocchi col formaggio. Sì. E questo salsiccione di vivo a Praga. Abbiamo speso 305 corone per due piatti, due pezzi di pane e una birra. Vabbè, si può fare. Si mangia rigorosamente in piedi, ok? È molto informale come posto e dalla pietra escono i piatti. Vedete, c'è una cucinetta. Non c'è la cucina, che tempo poggio il piatto sopra una mensoletta. E ti chiama? E ti chiama a voce e te trova a prendere la cucina. E mangi i piedi. La vedi, quella ordinata ha preso il piatto e ora si siede, si accomoda in pieno. Gnocchi con formaggio? Non male. Ah, l'odore è invitante. Dai, assaggiamo sto gnocco che ci sta sopra. Io vedo che sia pancetta adesso. È buono. Sì. Il formaggio non saprei definirlo perché credo che sia un mix di formaggi fusi. Sotto noto del burro fuso. Io però, che ti conosco bene, posso affermare senza problemi che te, quando hai questi piatti dolciastri, sei solita a richiederli col peperoncino. Ma te li sei portati dall'Italia? Con limonare. Non ci credo. All'aeroporto te l'hanno fatti passare? Certo. Io a Praia li ho portati, il calabrese mio. Dai, facciamo vedere com'è il peperoncino calabro, si sposa bene con quegli occhi grasso grasso della Repubblica Ceca. Grande commissione, perfetta direi. È arrivato il momento delle mie salsicette. Eccola qua. Questa si può mettere pure con le mani. Sì. A mo' di finger food. E ci è arrivata questa, che è una salsetta. Mostarda. Questa è la mostarda. Ti diamo. Qua predominano le spezie. Cioè la carne è praticamente secondaria. È tutta una spezia che non riesce neanche bene a definirti. Sono anche molte aromatiche, non le senti? Sì. Ok, io non ho messo ancora nulla. Eccola qua.
È schiziosa. Scusami, io voglio provare con Rafa. So un po' di Rafa. Con Rafa non gli dà più identità. Bom, su Rafa è veramente buono. Che seguo su Rafa? Bello piccante. A me piace. Ti esplode da dentro la gola, ti arriva fino al naso e ti fa lacrimare gli occhi. Però conferisce molta personalità a questa piccola salsiccetta. Io ci è arrivato. Che parte da gusto, eh? Sì, no, ci vai in rota. Dopo l'inizio un pochino disorientante, hai detto a me, ci vai in rota, crea dipendenza. Sì. I Rafa non crea dipendenza. Una cosa da notare, via Praga è pieno di negozi dedicati alla Maria. Ma più che quelli a vetta, ragazzi, io le suggerisco la dipendenza dal Rafano, ragazzi. Decisamente migliore, secondo me. Allora, vi ho una brutta notizia. Ho finito il Rafano. No, Miguel. Siamo arrivati giusto in tempo, ragazzi, perché si è riempito. E adesso, per ordinare, c'è la fila. Ragazzi, considerazioni su questo pranzetto veloce in macelleria. La prima cosa che Paola voleva dire sul banco della carne. Che la tipologia di carne che ci sono nel banco rispecchiano quella che è la loro cultura culinaria. Infatti c'è il maiale, c'è in grande predominanza, poi c'è l'anatra, perché qui era una grande cultura riguardo i piatti con l'anatra, e il manzo veramente è proprio quasi inesistente. L'altra sul format. Il format è pazzesco, ragazzi, alla fine è andata tangente, ci stanno buttando fuori, i tavoli sono all'impiedi. Quindi alla fine non puoi stazionare più di tanto. E mentre stavo sparecchiando, c'è stato uno che mi ha proprio spostato i piatti, i bicchieri, per dire devi andare. Bello. Ragazzi, bello. Se venite a Praga, vi consigliamo questa macelleria. 6.5 hours later. Paola, perché abbiamo scelto questo posto? Perché questo era un posto che secondo le nostre ricerche era molto gettonato. Qui a Praga non esistono le trattorie o le osterie intese come le intendiamo noi in Italia, quindi per venire a mangiare la cucina tipica bisogna andare in questi pub, queste taverne, dove si mangia e si beve anche birra. Ora, noi abbiamo scelto questo posto perché sembra che sia molto gettonato per il goulash e viene servito in una pagnottina di pane, e poi per quello che ho ribattezzato il fratello povero dello stinco, che sarebbe il ginocchio di maiale cotto nella stessa maniera, arrosto con la birra, con la salsa Rafano. Insomma, dovrebbe essere una cosa intrigante. Vediamo, io già c'ho fame. Non disturbate mai Paola quando legge il menù. No, mai. Siamo a Praga da poche ore, ma abbiamo capito una cosa: qui amano e preferiscono il cash. All'ingresso dei ristoranti ti chiedono credit card o cash. Se tu gli dici cash, ti mettono nei posti dove c'è l'aria condizionata, lontano dal bagno, e ti servono velocemente. Se gli dici carta di credito, ti mettono in un angoletto zitto e muto. Two beer, big, one lager. Yeah. One dark. Okay. Yeah. After we want yes, beef goulash with the bread and pork knee roasted on black beer. Parli un ottimo anglo sociale, lo sai. Mamma, ma Michele, lo parli benissimo. Sono rimbambita, sono stanca, il jet lag, cioè il jet lag che jet non, lag c'è. Non c'è. Ma ci siamo svegliati alle 4 di mattina, poi qua fa freddo. La birra è finita. Andate in pace? No, il mangiare ancora non è arrivato. Due sono le cose: o non mangio o prendo un'altra birra. E sempre tenendo bene a mente che si deve bere responsabilmente, Paola ha appena ordinato la seconda birra. Ma diciamolo che abbiamo un albergo a 200 metri. Thank you. You're welcome. È un'ora e un quarto che aspettiamo, Michele. Io ho fame. C'ho fame. Io avevo detto prendiamo un parm de Praga. Un parm, un ham. Il famoso parm di Praga, citato in tutte le guide gastronomiche. Allora, questo è uno spezzato che di solito si usa come taglio allo scamone. Viene usata la paprika dolce, un po' di paprika piccante, sì, la cipolla, la carota, insomma sono presenti, lunghe cotture. Poi la particolarità è che in questo caso viene servita nel pane, mentre la ricetta, quella classica, imporrebbe uno gnocco di pane, che però ti dico che è molto più interessante questo. Predominante la cipolla, qua la mettono anche a crudo, si sente la lunghissima cottura. Io ci sento pure un po' d'anice, eh? Davvero gustoso, davvero gustoso.
Che buono! Speziato, saporito, caldo, molto accogliente. Ha solo un difetto: non puoi farci la scarpetta. No, Michele, ti sbagli. Rompi il coperchio della pentolina che è di pane, la metti dentro il goulash, così. Paola, livello pro 999. Paola, ti chiedo una cosa, ma secondo te se uno non si mangia il pane, non lo rovina, lo riciclano in questi ristoranti? Spero di no. Che vedo? Fa la scarpetta automatica pure col cucchiaio. Perché raschi il fondo, vedi? Ti prendi la salsa e il pane. È un nuovo concetto di intendere la scarpetta. Questa è una scarpetta a 360 gradi sto piatto. Come vai 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 bene. Poi c'è sempre il coperchio, vedi? Ragazzi, goulash del pane finito, ora è il momento di divorare lui. Direttamente dai Flintstones, ragazzi, Ti sto invidiando in questo momento, Michele. Lo so, a me interessa questa, ragazzi, la parte più goduriosa. Io sono convinto che Oscar Wilde, quando disse so resistere a tutto tranne che alle tentazioni, ci avesse tra le mani questo. È una roba. Aspetta, non mi sei rotturato un'arteria. Bello grasso, Io ci metto su il rafano, un po' di rafano. Questo 5 ore di cottura ce l'ha tutte. Ma mica te lo mangerai così. Perché? Ma dai! Posso dire che è cotto perfettamente? Sì, sì, lo puoi dire. Questo c'è la cottura proprio classica, ragazzi. Cioè, né roner né cotture moderne. Cotto in maniera tradizionale, perfetto. Peperoncino sott'aceto. Ah, festa tua. Questa, ragazzi, è una roba da Guinness dei primati. Una roba proprio da uomo dei Neanderthal. Dei Flintstone, Michele. E come direbbe Fred Flintstones? Ti spiezzo in due. No! Yabba dabba doo, I love you! Fred avrebbe detto yabba yabba doo. Ti vedevi i cartoni animati da ragazzina? Sì. Ah, ma ti sei scordati però. La notte ripassi, 8 puntate dei Flintstones. E Paola, per dovere di cronaca, questo stinco di brontosauro era accompagnato da cosa? Rafano, mostarda, cipolla rossa e peperoncino sott'aceto. Ci vuole precisione, ragazzi, in questo lavoro. Dobbiamo pulirlo fino all'ultimo grammo e Paola è stata più brava di me. Perché io, per quanto mi sia impegnato, non sono riuscito a pulirlo bene, bene, bene. No, questa è la più grande, ci penso io. Ottimo! Hai spazio per un dolce? No. Perché sei triste? Perché non mi hai fatto di quello che volevo dire. E che volevi dire? Il mio safaissimo della serata. E a chi lo dedichi al il tuo safa? Al goulash, ragazzi, sto goulash è un safaissimo grande così. Michele, vieni qua, ti devo dire una cosa su questo stinco. Mortacci quanto è buono, ma mortacci quanto è fat. Era tutto un grasso. E per quello era buono, perché non è grasso, ma è sapore. No, perché al terzo morso poi ti bloccava lo stomaco, era un blocchetto di cemento. Per quello c'è la birra, Paola. L'hanno inventata apposta. Mo' porti al castello di Dracula? Ah no, il castello di Dracula sta l'altra. Quello sta in Romania. Niente scontrino, niente ricevuto. Abbiamo pagato in euro cash e abbiamo pagato 44 euro. Gli ho dato 50 e mi hanno dato il resto di 6. Qui funziona così. Qui vogliono air cash. A carte credo ogni piace. Piove? Ah, che palle, piove. Piove. Potevamo rimanere dentro, Michele. Non possiamo uno strudel. Non possiamo andare al castello di Dracula. No. Che peccato. Voto a questo posto? Allora, io gli do un bell'8. E la gente continua a entrare. Paola, ecco il castello di Dracula. No, questo è quello più piccolo, questa è la dipendenza di Dracula. Ah. Quello che dico io, quello grande che sta davanti all'albergo. Andiamoci, dai. Daniele, che ci hai portato? Allora, oggi vi ho portato, di solito facciamo vedere solo i tagli che abbiamo, che vengono ordinati, ma in questo caso vi faccio vedere anche due tagli in più, cosa offriamo come meat eater. Però oggi per voi abbiamo il filetto di wagyu giapponese Kagoshima A5, come vedete un ottimo filetto. Vi ho selezionato questa ribeye steak dalla Danimarca, un'ottima marinatura, 45 giorni in dry age. Poi di solito offriamo anche dalla Polonia e dalla Finlandia, due altre selezioni, come anche l'americana
è un Black Angus. Per voi questi due, se siete d'accordo. Filetto e questa costata. Paola, sei d'accordo? D'accordissimo. Perfetto. Possiamo andare.